Buonasera, siamo scesi sotto il Lapis Niger, nel sottosuolo, sotto cioè quel marmo di pietra nera che abbiamo visto la scorsa settimana. Questo marmo aveva sigillato e coperto una serie di monumenti arcaici che Giacomo Bonni scoprì all'inizio del secolo e che ora vedremo. È chiaro che questi monumenti furono distrutti quando fu creato il pavimento attuale del Foro Romano, dove chiaramente ora ci troviamo. I monumenti che sono stati scoperti appunto da Boni sono sostanzialmente tre: un altare con sagome di tufo molto pesanti, una base di colonna, cioè il primo rocchio di una colonna che doveva sostenere probabilmente una statua di divinità, e infine il celebre cippo iscritto, che è il più antico monumento pubblico di Roma. Iscritto. Questo monumento è costituito da un cippo piantato nel pavimento con un'iscrizione in caratteri arcaici latini che sono vicinissimi, in pratica imitati dai caratteri calcedesi greci, cioè di Cuma, allora importati. Un'iscrizione in bustrofedica, cioè con linee che salgono verso l'alto, poi scendono, poi risalgono. Il cippo è scritto su quattro lati, più anche su uno spigolo, e in pratica qui si legge Quoi Hong. Poi la rottura creata al momento di creare il pavimento, sacros esed sord. In pratica si tratta di una maledizione per chiunque violerà questo luogo, e quindi questo ci spiega che si tratta di una lex sacra, cioè di una serie di regolamenti per l'utilizzazione del vicino altare. Bene, in pratica quindi un luogo sacro con un altare, la statua della divinità e l'iscrizione che dà le regole per il sacrificio, che è dentro il comizio, il luogo di riunione più arcaico di Roma. Ciò permette di identificare questo santuario con il Volcanal, cioè il santuario di Vulcano, dove sappiamo che il re celebrava il sacrificio prima dell'apertura dei comizi. E del resto il Volcanal è anche celebre per un altro motivo, in quanto il primo re di Roma, appunto. Chiaro che il luogo è connesso con i re, fu ucciso secondo la tradizione proprio nel Volcanal. Perciò impropriamente il luogo è stato definito anche la tomba di Romolo. Stasera parleremo delle origini di Roma, inoltre dei primi secoli di vita della città. La leggenda delle origini di Roma è narrata con molti particolari e in modo molto esteso da Plutarco nella vita di Romolo. Romolo, seppellito a Remo insieme ai due pastori che avevano fatto per loro le veci del padre, attese alla costruzione della città. Per prima cosa chiamò dall'Etruria degli esperti che gli spiegarono e insegnarono minutamente il cerimoniale prescritto dai testi sacri come se si trattasse di un rito magico. Quindi fu scavato un fosso rotondo del perimetro dell'attuale comizio
e vi furono riposte le primizie di tutte le cose sancite dalla consuetudine come utili e dalla natura come necessarie alla vita umana. Poi ciascuno portò una manciata di terra del paese da cui proveniva e la gettò tra le primizie, confondendole tutte assieme. Indi, preso il fosso che designano col nome usato anche per l'universo, e cioè Mundus, come centro di un cerchio, tracciarono in giro il perimetro della città. Il fondatore attacca un vomere di bronzo all'aratro, aggioga un bue e una mucca, poi guidandoli personalmente traccia un solco profondo attorno alla linea di confine. Su questo tracciato dovrà sorgere il muro chiamato Pomerium, un nome che significa dietro il muro. Tutti gli storici concordemente fissano la fondazione di Roma all'undicesimo giorno prima delle calende di maggio, solennizzato dai romani come il genetriaco della loro patria. Nel nostro calendario questa data corrisponde al 21 aprile. Come è noto, l'antica tradizione fissava in questo giorno la data della fondazione della città. In realtà si trattava di una festa antichissima, la festa delle Palilie, legata al Palatino, e che veniva celebrata appunto il 21 aprile. Su questo argomento e sugli altri argomenti che riguardano la fondazione di Roma abbiamo qui con noi, per parlarcene, il professor Carmine Ampolo dell'Università di Siena. Ecco, intanto possiamo forse parlare appunto delle Palilie e dei rapporti con i pastori, penso, per cominciare. Sì, questa che abbiamo sentito è certo la leggenda, ma per capire la leggenda stessa e come forse andarono veramente le cose, dobbiamo tenere presente i dati ambientali. Cioè, l'ambiente del Lazio più in generale, di Roma in particolare, era profondamente diverso da quello cui siamo abituati oggi. Prima di tutto la stessa leggenda e dati storicamente accertabili ci mostrano come l'elemento pastorale avesse un ruolo importantissimo in età preistorica fino alle soglie, diciamo, dell'età più propriamente definita storica. Non solo, ma anche l'acqua aveva una presenza molto maggiore di adesso, e non mi riferisco solamente a fiumi dell'importanza del Tevere, così legato alle stesse origini di Roma, al suo affluente Laniene, ma più in generale al fatto che nel Lazio, in questo periodo, finché più tardi non saranno eseguite opere di canalizzazione, c'era molta più facilità non solo di inondazioni, ma anche ristagno di acque, il che significa laghi, il che significa paludi, il che significa un aspetto del paesaggio totalmente diverso. L'altra componente che si lega a queste che abbiamo appena citato sono i boschi, le foreste. Il Lazio si è presentato nelle leggende, ma anche in descrizioni di storici più tardi, come terra di boschi. Del resto, basti dire che la dinastia, mitica o storica che essa sia, che avrebbe dominato la zona dei Colli Albani, cioè i mitici re di Alba, era detta dei Silvi, cioè i re delle selve, i re dei boschi. Quindi, come vedete, abbiamo tutto un insieme di feste, elementi pastorali, elementi che richiamano a queste ampie foreste, e dobbiamo tenere presente l'altro dato ambientale della presenza di paludi, di acqua in maniera molto superiore a quanto si sappia oggi, e forse solo alcuni angoli rimasti remoti, se ce ne sono ancora, della campagna romana e dell'Alto Lazio possono suggerire forse un'idea di come doveva presentarsi il paesaggio in un periodo di transizione fra l'età del bronzo e l'età del ferro, diciamo, tanto per intenderci, il bronzo finale, cioè il periodo all'incirca fra il 1000 e il 900 avanti Cristo, quando sorsero i primi insediamenti nell'area romana. Sì, appunto, con queste prime capanne, di cui abbiamo del resto anche tracce, diciamo, materiali a livello archeologico. Sì, sempre più poi, fra l'altro, si moltiplicano i riscontri in area laziale di insediamenti che risalgono al bronzo finale. Ma noi sappiamo positivamente che vari luoghi
che più tardi saranno compresi nell'ambito della Roma di età storica, furono occupati da abitanti in questo periodo, soprattutto il Palatino, dove, come vedremo, una serie di fori che permettono di ricostruire delle capanne sono stati scoperti e ci danno la prova di un abitato che durerà appunto alcuni secoli. Ecco, fino a quando appunto si avrà la vera e propria fondazione della città, in un certo sì, senso. Parlavamo appunto di un'età che è ancora, diciamo, precivica, prima della formazione di una vera e propria città, ma in cui già c'è un addensarsi sempre più fitto di abitanti, e già in questa fase si possono notare dei cambiamenti, dei mutamenti nelle strutture, nell'organizzazione di queste comunità. Su questa carta, che rappresenta il territorio primitivo di Roma, potremmo adesso cercare di indicare con più precisione la situazione degli abitati più antichi del ferro. Sì, qui voi vedete ovviamente il fiume Tevere e vicino ad esso una serie di colline, prima fra tutte il Palatino, che è stato il centro principale dell'insediamento da cui poi col tempo si è sviluppata Roma. Ma il Palatino non va immaginato come una collina totalmente isolata. In realtà nell'antichità, prima che sotto il fascismo fosse tagliata la via dell'impero, l'attuale via dei fori imperiali, qui sorgeva un'altra collina, la Velia, che collegava appunto il Palatino con l'Esquilino. Si trattava quindi di una collina che, come altre, aveva una parte prominente, diciamo, che poi invece si collegava strettamente a una parte che degradava in un pianoro. Un qualcosa del genere dovete anche immaginare per il Campidoglio, il Colle Capitolino, che anch'esso non era del tutto isolato, ma aveva una sella che lo collegava a un altro importante colle di Roma, il Quirinale. Queste colline erano abitate in modo abbastanza sparso, ma il nucleo principale, come dicevo, si trovava proprio sul Colle Palatino, perché gli abitanti si concentravano sulle alture e sulle pendici, ma perché nelle parti basse erano soggette a impaludamento e vi erano alcuni corsi d'acqua, piccole paludi, probabilmente per parte dell'anno solo, e quindi erano zone in cui non si poteva probabilmente abitare in modo stabile per tutto il tempo. Qui, ad esempio, fra il Palatino e il Campidoglio vi era il Velabro, che, diciamo, impaludava e rendeva meno agibili proprio le parti basse fra i due colli, e un altro ramo si trovava invece fra il Palatino e l'Aventino. A parte queste notazioni, diciamo, a carattere topografico, che hanno la loro importanza, il loro significato per capire come si è formata la città di Roma, vediamo invece di renderci conto più da vicino di come era organizzata, di come si abitava in un villaggio del IX-VIII secolo avanti Cristo, diciamo fra 900 e 700 avanti Cristo. E abbiamo la fortuna di avere una ricostruzione fondatissima, perché basata su elementi di scavo, dell'abitato del Palatino. E siamo qui davanti appunto ad un plastico che riproduce il villaggio di capanne che si trovava sul Palatino. La parte che qui vedete, appena accennata, dà una riproduzione fedele di quanto è stato trovato nello scavo che si è svolto nell'immediato dopoguerra appunto sul Palatino. Quelli che qui vedete sono fori, per recinti, qui per capanne, e accanto ci sono delle canalette che dovevano proteggere dall'acqua queste capanne. Tutt'attorno avete invece una riproduzione ideale ma fedele dell'insieme del villaggio. Dovete immaginare quindi una serie di capanne, poste ora più vicine, ora più lontane, ma non secondo uno schema organizzato, e che occupavano una parte del Palatino. Se pensate però che la parte superiore del Palatino almeno occupa 16 ettari e che invece il villaggio ovviamente ne occupava solo una parte, ad esempio fra gli abitati almeno ci sono tombe sullo stesso Palatino e l'insediamento nel resto di Roma era abbastanza sparso, potete immaginare benissimo che nel IX-VIII secolo, diciamo quindi fra 900 700 avanti Cristo, il suolo di Roma era occupato da abitati di poche centinaia di persone che solo nel corso del tempo
hanno avuto un incremento demografico e hanno raggiunto un numero di abitanti più consistente. Come potete dedurre voi stessi da una semplice occhiata a questa ricostruzione, si trattava di una vita estremamente elementare che solo nel corso dell'VIII secolo acquisterà una organizzazione sociale, un modo di vivere molto più complesso. Ma vediamo come era fatta una capanna. Avete già visto qui i fori scavati nella roccia dove venivano inseriti i piani e ora vediamo da vicino il modello ricostruito di una di queste capanne. Prima di tutto, come si è potuto avere questa ricostruzione? Non solo dallo scavo e da quello che è stato trovato nella roccia del Palatino, si è avuta esattamente la disposizione dei pali, ma è stato possibile anche ricostruire con quasi assoluta certezza il tetto. In che modo? Attraverso le urne a capanna. Cosa sono le urne a capanna? Le urne a capanna sono il vaso che era destinato in molti casi a contenere le ceneri dei maschi che venivano appunto cremati. E nelle necropoli di Roma, del Lazio e di parte dell'Etruria sono diffuse appunto queste urne a capanna. Esse danno, specialmente per la parte superiore, una riproduzione molto fedele dell'abitazione dei vivi. Le nervature che voi osservate sul tetto non sono altro che il tentativo di riprodurre i pali del tetto. E quella specie di corna che si trovano nella parte superiore del tetto stesso non sono altro che l'incrocio dei pali. L'accesso a questo tipo di abitazione consisteva in una porta, talvolta, come nel caso della capanna scavata sul Palatino, ma anche di un'altra urna a capanna da Castel Gandolfo, poteva essere preceduto anche da un piccolo portichetto. Poi, in alcuni casi, sembra vi fosse una finestra e soprattutto in alto vi era una apertura per l'uscita del fumo. Nell'interno, infatti, vi era anche il foculo, il posto del focolare, che si trovava vicino al palo centrale e vi erano a volte anche appunto dei vasi di argilla appositi che servivano proprio a contenere questo piccolo focolare della capanna latina. La leggenda di Romolo è una delle tante leggende sulla fondazione di Roma, non è certo l'unica. E l'altra leggenda, altrettanto celebre forse, è quella di Enea, cioè l'arrivo di troiani sulle rive del Lazio, troiani sfuggiti insieme ad Enea dalla distruzione di Troia. Su questo abbiamo l'Eneide di Virgilio, naturalmente, ma si nota subito il fatto che siamo in un'epoca molto precedente a Romolo. Appunto, l'Eneide di Virgilio racconta l'arrivo di Enea sulle coste del Lazio, la risalita del Tevere, l'arrivo al Palatino, dove trova già installato un altro personaggio, già precedentemente, quindi altro possibile fondatore di Roma, Evandro, con i suoi arcadi, che sarebbe già stato lì. Ecco, su questi aspetti leggendari esiste una qualche possibilità di corrispondenza con una qualsiasi realtà storica o no? Dobbiamo distinguere, prima di tutto, nel sito di Roma, effettivamente già nella età del bronzo, abbiamo delle tracce di una qualche importanza, appartengono a quella che viene chiamata la civiltà appenninica. Di presenze precise, sicure, che attestino l'arrivo di genti dall'area egea per quel che riguarda Roma e il Lazio, non abbiamo ancora una prova positiva. Ma è possibile, dato che frammenti ceramici micenei sono stati trovati in alcuni siti dell'Italia centrale, oltre che nell'Italia meridionale, in Sicilia, come si è visto in puntate precedenti, è possibile che la leggenda abbia anche mantenuto il ricordo di contatti o dell'arrivo di piccoli nuclei già in un periodo, diciamo, precedente alla piena età storica. Ma un riscontro preciso ancora oggi manca. Ecco, però appunto abbiamo forse appunto questo aspetto invece cultuale. Ecco, abbiamo dei ricordi precisi invece del culto di Enea in un'altra città del Lazio, Lavinium. Lavinio si
trovava nel sito dell'attuale borgo di Pratica di Mare, ed è una città che ha rivelato una documentazione archeologica importantissima. E proprio come ci si sarebbe aspettati, in base alle fonti che ci parlavano molto dei culti di Lavinio, e proprio dal punto di vista religioso, cultuale, che si sono avute le maggiori sorprese. Gli altari di Lavinio. Di cosa si tratta? Si tratta di un santuario che comprendeva 12-13 altari che, anche se non sono stati, diciamo, in attività tutti insieme, tuttavia costituiscono una documentazione impressionante di un luogo di culto che doveva avere una grossa importanza. Fra l'altro, da lì viene una delle più antiche e importanti iscrizioni latine, che ricorda il culto di Castore e Polluce, tra l'altro con un accento greco, grecanico, sono ricordati Dioscuri, forse, e il sito della città soprattutto ha rivelato quella che è stata identificata con l'Eroon di Enea. È una scoperta di pochi anni fa. C'è la tomba dell'eroe Enea, c'è una specie sì, di mausoleo. Sì, c'è un tumulo arcaico in cui a un certo momento, nel IV secolo, forse addirittura già nel VI, si ebbe un'attività cultuale, cioè il segno che lì si venerava una persona, e la descrizione sembra corrispondere con quella che uno storico greco, anche a Roma, Dionigi d'Alicarnasso, ci dà della creduta tomba di Enea. Beh, c'è naturalmente questo grande stacco cronologico tra la leggenda di Enea, che si dovrebbe svolgere nel XII secolo a.C., e la fondazione tradizionale, che è dell'VIII secolo a.C. Questo spazio così grande era colmato da Iulo, il fondatore di Alba Longa, il figlio di Enea, Ascanio, e poi da tutti i re di Alba, che unificano appunto la leggenda di Enea con quella di Romolo. Ecco, su questo c'è un bellissimo passo di Tito Livio, che nella vita di Romolo appunto narra questi avvenimenti leggendari. Ma il destino volle che questa nostra grande città dovesse sorgere e che i primi passi fossero intrapresi per la fondazione del più potente impero che il mondo abbia mai conosciuto. Rea Silvia, la vergine vestale, violentata, generò due gemelli. Dichiarò che Marte era il padre. Credeva, o sperava, con questa astuzia, di lenire la gravità della sua colpa. Qualunque fosse la verità, né dei né uomini potevano ormai salvarla, o salvare i figli dalle mani crudeli del re. Rea fu legata e buttata in carcere. I neonati furono condannati a morire per annegamento. Ma intervenne il destino. Il Tevere aveva superato gli argini e le terre allagate rendevano impossibile avvicinarsi al fiume vero e proprio. Gli uomini che dovevano annegare i neonati pensarono che l'acqua alluvionale, pur lenta, bastasse allo scopo. Abbandonarono i neonati al limite della prima acqua alluvionale alla quale giunsero. In quei giorni la campagna intorno era selvaggia e non coltivata, e secondo la leggenda, quando il cesto di vimini in cui i neonati erano stati esposti rimase in secco per il ritirarsi delle acque, una lupa che scendeva dalle colline per togliersi la sete udì il pianto infantile. Raggiunse i gemelli e gli offrì le mammelle, e li trattò con tanta gentilezza che Faustolo, pastore del re, la trovò che li leccava. Faustolo li portò nella sua capanna e li consegnò a sua moglie Larenzia che se ne occupasse. C'è chi sostiene che dall'origine della favola ci sia il fatto che Larenzia era una prostituta chiamata Lupa. Le vestali erano le sacerdotesse, come ci hanno insegnato a scuola, della dea del fuoco Vesta. Vesta, oltre a essere appunto la dea del fuoco, era anche la dea della terra dello Stato romano, protettrice del focolare. E le sue sacerdotesse avevano il compito di mantenere il fuoco che le era sacro sempre acceso.
Il tempio aveva una forma circolare per imitare l'antica capanna rotonda che aveva preceduto la sua costruzione. La parte più interna del tempio era chiusa al pubblico e soltanto una volta l'anno le matrone romane potevano entrarvi mascalze e accedere soltanto fino alla soglia della cella. Il gruppo che manteneva il fuoco acceso era formato da 6 vestali, prese fra le bambine tra i 6 e i 10 anni. Queste bambine erano scelte dal pontefice Massimo, che era la più alta autorità religiosa, e dovevano restare vestali per 30 anni. Cosa importantissima, assolutamente caste. E all'età di circa 36-40 anni erano poi libere di scegliere o di rimanere vestali oppure di inserirsi nella società e volendo anche di sposarsi. Le sacerdotesse abitavano in questa specie di convento, la casa delle vestali. La direzione del collegio era affidata alla più anziana e sotto la sua guida durante le vestaglie di giugno le vestali più giovani preparavano la mola salsa, una specie di focaccia fatta di semola salata e farro o grana brustolito, raccolto e conservato per questo uso dai mietitori nella seconda metà di maggio. Le sacerdotesse di Vesta dovevano essere figlie di uomini liberi, cioè non schiavi, privi di qualsiasi difetto fisico o mentale. E la missione delle bambine a questo sacerdozio avveniva con la formula amata capio, ti prendo o amata. Questa formula veniva pronunciata dal pontefice che prendeva la novizia per mano. I capelli le venivano tagliati e lei vestiva di bianco come una sposa. Oltre a mantenere e a custodire il fuoco acceso, le vestali dovevano portare acqua alla dea che prendevano ad una fonte sacra e mantenere gli arredi del culto. Questi oggetti venivano conservati in una cella in fondo al tempio. Così, perlomeno ci racconta la tradizione, essi furono portati nel Lazio da Enea dopo la distruzione di Troia ed erano formati dal palladio, cioè una statua della dea Atena, dalle ceneri di Oreste, lo scettro di Priamo, il velo nuziale di Elena e la quadriga di terracotta che fu portata a Roma dopo la sconfitta degli Etruschi e la conquista di Veio, lago di Giunone, la madre degli dei. Oggi è molto difficile farci un'idea di com'era la casa delle vestali. Sappiamo soltanto che era formata da 2 o 3 piani e aveva un peristilio aperto adorno delle statue delle vestali più celebri e più belle. Se una di queste vestali non si comportava molto bene, cioè se il suo comportamento non era troppo rigoroso, la sua statua veniva tolta brutalmente e il suo nome veniva cancellato con lo scalpello dal basamento. Le vestali non erano in stretta clausura e qualche volta potevano anche uscire in lettiga. E se per caso per la strada incontravano un condannato a morte che veniva portato al patibolo, questo con sua grande gioia veniva graziato. Questo culto era talmente importante che i romani pensavano che se non fosse più esistito, non sarebbe più esistita la stessa Roma. Infatti così ce ne parla Tito Livio in un brano delle sue storie. Le vestali hanno una sola, unica residenza, da dove nulla se non l'occupazione nemica può sottrarle. Se mai le tue vestali ti abbandoneranno, o Vesta, ognuna delle loro notti sarà un sacrilegio, orribile, per il popolo di Roma. È qui, a Roma, che sono i fuochi sacri della Dea, qui che si trovano gli scudi inviati dal cielo. Qui sono tutti gli dei che vi proteggeranno, se restate, o romani. Il Tempio di Vesta era in fondo il tempio di un fuoco, cioè era un grande focolare che possiamo immaginare essere stato il focolare della Regia, cioè della casa del re, e che era in fondo il focolare di tutta la città, in pratica il centro della città. Se si trattava, come probabile, del focolare della Regia, questo ci riporta immediatamente alla storia dei primi re di Roma,
e allo sviluppo che la città dovette subire, diciamo, tra le prime capanne del Palatino che abbiamo visto e la città più sviluppata dell'età di Servio Tullio. Diciamo, le tradizioni sulle origini di Roma hanno valore letterario, poetico, ma sono state sottoposte per secoli a un'intensa critica storica che ha dato risultati notevolissimi. Tuttavia, negli ultimi decenni, varie scoperte archeologiche hanno rivelato che almeno alcuni punti della tradizione, oltre che forse l'ossatura stessa del racconto tradizionale, hanno un fondo di verità. Uno dei casi è proprio quello qui accennato, ed è un caso impressionante. Il villaggio di Capanne sul Palatino, di cui abbiamo parlato in precedenza, si trova proprio vicino al luogo in cui i romani credevano fosse esistita realmente la casa Romoli, cioè la capanna di Romolo, probabilmente identica a quello che altri chiamavano il Tugurium Faustuli, cioè il tugurio di Faustolo che aveva accolto, sapete, Romolo. E questa coincidenza non può essere forse liquidata come una pura coincidenza casuale. Sì, come anche del resto il caso di quell'altro luogo di culto del Palatino, che è il Lupercal. Cioè il Lupercale, dove appunto, secondo la tradizione, sarebbe approdata la culla, il cesto che teneva i due gemelli e che sarebbero in quella grotta ai piedi del Palatino stati allattati dalla lupa. Ora, in questo luogo di culto, questa grotta che fu conservata fino all'età imperiale, esisteva tra l'altro un fico, un albero sacro di fico, il Ficus ruminalis, cioè la ruma, la mammella, che appunto allude all'allattamento dei gemelli, almeno così si riteneva. Ora, questo fico, miracolosamente, sarebbe trasmigrato dal Palatino al Comizio. E questo che cosa significa? È evidentemente un simbolismo trasparente. Significa lo spostamento dell'albero sacro dal Palatino al Comizio, significa il passaggio del centro della città, dal più antico villaggio palatino, al centro del foro e quindi al centro della città delle quattro regioni. Ma a proposito dei re, forse soprattutto di questi primi re, possiamo avere anche qualche elemento di illuminazione da alcune tradizioni, diciamo, tipo religioso, credo. Sì, perché mentre per gli ultimi re, Tarquini, Servio Tullio, appoggiamo su una base probabilmente più sicura e si tratta di probabili personalità storiche, dei primi re sappiamo poche cose, almeno poche cose sono accertabili. Quello che è più importante è forse vedere la caratterizzazione globale della regalità arcaica. Ovviamente qui abbiamo molti elementi di confronto con la regalità in altri luoghi, prima di tutto nel Lazio. E nel Lazio, come sapete, vi è questo strano, almeno ai nostri occhi, retaggio, questa strana sopravvivenza in piena età storica del Rex Nemorensis. Ecco, il Rex Nemorensis, cioè il mitico re di Nemi, del santuario di Diana a Nemi, era un re preistorico che veniva sostituito da chi lo avesse ucciso. E si sa che questo episodio ha ispirato il celebre libro Il ramo d'oro, scritto da uno dei più grandi storici delle religioni, il Frazer. L'inizio del libro è proprio da Nemi e dal Rex Nemorensis. Nei tempi antichi, questo paesaggio silvano era la scena di una strana e ricorrente tragedia. Sulla sponda settentrionale del lago, proprio sotto gli scoscesi dirupi su cui si annida il moderno villaggio di Nemi, si ergeva il sacro bosco e il santuario di Diana Nemorensis, la Diana del bosco. In questo bosco sacro cresceva un albero intorno a cui, in ogni momento del giorno, e probabilmente anche a notte inoltrata, si poteva vedere aggirarsi una truce figura. Nella destra teneva una spada sguainata, e si guardava continuamente d'attorno, come se temesse a ogni istante di essere assalito da qualche nemico. Quest'uomo era un sacerdote e un omicida, e quegli da cui si guardava doveva prima o poi trucidarlo e ottenere il sacerdozio in sua vece. Era questa
la regola del santuario. Un candidato al sacerdozio poteva prenderne l'ufficio uccidendo il sacerdote. E avendolo ucciso, restava in carica finché non fosse stato ucciso a sua volta da uno più forte o più astuto di lui. Ma torniamo ai re di Roma. Dopo Romolo troviamo un secondo re che sarebbe Numa Pompilio. A differenza del primo, però, questi fu in un certo senso, naturalmente traslato, un re costituzionale, mentre Romolo aveva assunto il potere con la forza. Numa Pompilio volle infatti essere così autorizzato a regnare attraverso una cerimonia particolare che fu l'inaugurazio, cioè in pratica la sua consacrazione, che avvenne attraverso una cerimonia particolare che ebbe luogo nell'auguraculum, cioè nel tempio augurale della cittadella di Roma, dell'Arx. Di questa cerimonia, molto suggestiva, abbiamo una narrazione in Livio e in Plutarco, e quest'ultima adesso ascolteremo. Finalmente Numa acconsentì. Offerto un sacrificio agli dèi, si mise in cammino. Il senato e il popolo gli andarono incontro. Le donne lo benedissero per le sue virtù. Sacrifici bruciavano davanti ai templi e la gioia regnò in tutti i cuori. Quando il corteo giunse in piazza, l'interre allora in carica, Spurio Vezio, indisse una votazione tra tutti i cittadini. Numa riuscì eletto all'unanimità. Furono portate le insegne reali, ma egli volle aspettare prima di rivestirle, dicendo che bisognava che la sua nomina fosse sanzionata anche da Dio. E presi con sé indovini e sacerdoti, salì in Campidoglio. Lì, il primo indovino velò la testa di Numa e la girò verso mezzogiorno. Quindi si pose alle sue spalle e, tenendo la mano posata sul suo capo, pregò e scrutò l'orizzonte, semmai apparissero uccelli o altri segni inviati dagli dèi. Un silenzio incredibile afferrò il comizio, benché vi fosse adunata una folla numerosa. Giove Padre, se è divino volere che questo Numa Pompilio, del quale io tengo il capo, sia re in Roma, tu segni a noi certi manifesta tra quei limiti che ho definito. L'ansiosa attesa dell'esito fu breve. Da destra sbucarono e si avvicinarono degli uccelli propizi. Numa, finalmente, indossò il manto regale e scese verso il popolo, accolto e acclamato come il più pio degli uomini e il più caro agli dèi. Il buon re Numa della tradizione, il secondo re di Roma, sarebbe stato anche l'organizzatore della religione romana, colui che avrebbe introdotto nuovi culti e, tra l'altro, colui a cui era attribuito il calendario. Calendario detto appunto numano, che ne avrebbe sostituito forse, secondo la tradizione, l'uno più antico di Romolo. Ecco, ma è veramente così antico il calendario arcaico di Roma che noi possediamo? Ma l'attribuzione a Numa si spiega semplicemente con il fatto che, come è noto, gli antichi cercavano sempre l'inventore, o perlomeno colui che aveva istituito un certo culto, una certa istituzione e così via. E quindi in campo religioso non si è trovato di meglio, diciamo, che attribuire l'istituzione del calendario a Numa. È forse l'ipotesi più ragionevole ritenere che il calendario, che organizza il tempo della città, sia stato introdotto in realtà nel VI secolo. Ecco, quando nasce in fondo la città, e del resto questa organizzazione del tempo quindi corrisponderebbe a una organizzazione dello spazio urbano. Sì, infatti la città di Roma, di cui possiamo dare un'illustrazione molto sommaria, qui diciamo si è formata senz'altro nella seconda metà del VII secolo, per
per arrivare a compimento, diciamo anche sul piano politico più generale, nel sesto, ma ha avuto un processo di formazione molto lungo, dai primi villaggi di capanne, infatti, che si sono concentrati sul Palatino e forse dipendevano dall'insediamento principale sul Palatino, si è avuta un'espansione dell'abitato e dal Palatino l'insediamento si è spostato verso i colli, questo insieme supera i 50 ettari ad esempio, ma poi col tempo, assorbendo le altre colline, la cosiddetta città delle quattro regioni, arriviamo sui 285 ettari circa, e in VI secolo fu creata una prima cinta muraria, una fortificazione che abbracciava la città. Quella che qui vedete è l'estensione in IV secolo, con queste mura, sono quelle per esempio che si trovano dalla parte dell'attuale stazione Termini, e quest'area abbraccia oltre 420 ettari. Per dare un'idea dell'estensione di Roma, ci si può riferire qui al circuito delle mura aureliane, che se non sbaglio superano i 1400 ettari. Questo, diciamo, è il processo molto complicato che porta alla formazione di una vera e propria città-stato. L'altro grosso problema che c'è è vedere un po' com'era organizzata questa città, chi comandava nella Roma arcaica di cui stiamo parlando. Beh, qui c'è tutto il problema poi dei... Noi abbiamo parlato in fondo dei re più antichi, dei re arcaici, ora dovremmo parlare dei re più tardi, appunto dei re etruschi, dei tarquini. Sì, fra i sette re di Roma abbiamo appunto la cosiddetta dinastia etrusca, ma in realtà si tratta appunto di tre re che sono un po' raffigurati quasi sul modello del tiranno greco, nel bene e nel male, cioè i due tarquini e Servio Tullio. I due tarquini sono ciò che resta forse di una dinastia vera e propria di Tarquini, che ebbero un'importanza tale e accrebbero senz'altro la potenza di Roma. Gli studiosi sono arrivati a parlare di una grande Roma dei Tarquini, adesso a parte possibili esagerazioni, certo la Roma dei Tarquini era un centro importantissimo che non aveva nulla da invidiare alle città, ai centri etruschi dello stesso periodo, e i Tarquini diedero un volto di città, anche dal punto di vista urbanistico a Roma. Una delle loro prime preoccupazioni fu probabilmente proprio quella di bonificare la zona di Roma. Abbiamo visto quanti corsi d'acqua, quante zone soggette a impaludamento si trovassero a Roma, i Tarquini crearono delle opere di canalizzazione, soprattutto la famosa Cloaca Maxima. Anche se all'origine fu soprattutto un canale scoperto, tuttavia fu il presupposto per liberare definitivamente, o almeno per la maggior parte del tempo in condizioni normali, l'area centrale, quella del foro, dalle inondazioni. È quindi il presupposto perché Roma si unisca più strettamente e ci sia qui il centro politico della città. Ecco, e per Servio Tullio? Ecco, con Servio Tullio siamo invece davanti a una personalità diversa, una delle prime personalità storiche di Roma. Siamo qui in un ambiente particolare, perché ci troviamo anche davanti a un ambiente in cui prevalgono gli avventurieri. Secondo la tradizione, infatti, Servio Tullio è lui stesso uno straniero che arriva a Roma, si impadronisce del potere, e secondo una versione etrusca andrebbe forse identificato con il personaggio di Mastarna, un personaggio a metà fra mito e storia. Diciamo, l'immagine più bella della Roma di Servio Tullio e più in generale del VI secolo ci è offerta dai ritrovamenti degli scavi di Sant'Omobono. E che possiamo vedere appunto nella zona ai piedi del Campidoglio. Nella zona vicino alla chiesa di Sant'Omobono, presso l'isola Tiberina in pratica. Presso l'isola Tiberina, qui all'Anza del Tevere, non lontano dalla stessa zona, diciamo, della Cloaca Maxima, subito sotto il Campidoglio. Ecco, si tratta appunto di due templi gemelli, di Fortuna e di Mater Matuta, che scavi recenti hanno permesso di liberare
permettendo di scoprire, oltre che i resti del tempio, appunto tutte le decorazioni architettoniche in terracotta di altissimo livello, e poi recentissimamente una piccola pantera di avorio con l'indicazione di un nome, Arant o Arat Silketenas Spurianas. Si tratta di un oggetto databile verso la metà del VI secolo a.C., un ex voto di un personaggio etrusco che aveva fatto un voto a questa divinità. E questo personaggio è chiaramente un personaggio di Tarquinia, il che ci mostra che già appunto la leggenda dei Tarquini a Roma poi ha forse un contenuto storico, almeno in questo caso ce la conferma, e poi proprio a Tarquini abbiamo una tomba, la più antica tomba dipinta di Tarquini, appunto la tomba dei tori, che appartiene proprio a un Ant Spurianas, che potrebbe essere lo stesso personaggio. Abitavano in case, anzi in regge. Quella che stiamo vedendo è la terracotta architettonica, una terracotta proveniente da una reggia di un re etrusco, il re di Acquarossa, presso Viterbo. Il soggetto era proprio un banchetto, e quindi vediamo come questi motivi siano poi importanti ideologicamente per queste grandi abitazioni di aristocratici o di sovrani. Ma quando nasce la casa, diciamo solida, in muratura, in Etruria nella seconda metà del VII secolo a.C. e in forme abbastanza semplici. Quella che stiamo vedendo è una casa come si può ricostruire attraverso sia testimonianze archeologiche, che però si limitano ai basamenti, sia attraverso tombe, in particolare una tomba di Tuscania. C'è un grande cortile recintato che potremmo pensare il vestibolo, vestibulum, e in fondo a questo cortile la casa molto limitata, piccola, con un tetto trasversale e una porta centrale che dà accesso all'interno ad una stanza centrale. Questa stanza a sua volta, tramite due porte, dava accesso a due ambienti laterali. Possiamo pensare la casa dell'uomo, cioè la stanza del marito e quella della moglie, e evidentemente le regge hanno più nuclei simili intorno a un cortile. Ora, questa casa assomiglia moltissimo, tra l'altro, alla regia di Roma, che è nel Foro Romano, e che presenta, come si vede, in basso tre ambienti, più o meno come quelli che abbiamo visti, e un cortile in alto. È da notare che questi due ambienti erano dedicati rispettivamente a Marte e a Ops, cioè la divinità della guerra e la divinità femminile dell'abbondanza, della ricchezza. Possiamo pensare appunto a una ipostatizzazione, a un aspetto astratto della sovranità, nel senso del re e della regina. Questa regia nel foro, del resto, è legata anche al Tempio di Vesta, che potrebbe essere il grande focolare della regia e poi centrale di Roma, come abbiamo visto. Queste case dunque erano decorate, ma ovviamente si tratta di case ricche, non di case certo di poveri, di sovrani o anche semplicemente di aristocratici, con terrecotte architettoniche, rappresentanti scene di banchetto, scene militari, scene di caccia, eccetera. Questo uso di decorare in modo così lussuoso le abitazioni proviene dalla Grecia, e del resto non era certamente limitato alle abitazioni, ma anche, soprattutto, destinato ai templi. Qui abbiamo il modellino del tempio toscanico, che come abbiamo visto non è altro che la casa del Dio e quindi imita in fondo aspetti delle case, dove appunto c'è una ricca decorazione architettonica, e di questa ricca decorazione architettonica abbiamo qui un esempio. Un esempio che è un'antefissa, cioè in pratica la copertura dei coppi verso l'esterno. La vediamo in alto qui sul tetto, naturalmente ce n'erano molte altre, una per ogni coppo praticamente, e questa antefissa proviene dalla zona della Basilica Giulia e quindi appartiene al Tempio dei Dioscuri.
Questo tipo di decorazione proviene dalla Grecia, tramite probabilmente la Sicilia, e si diffonde ampiamente in tutta l'Italia, in particolare in Etruria e nella stessa Roma, nel corso del VII secolo, raggiunge il suo apogeo nel corso del VI secolo avanti Cristo. Ecco, come avveniva questa decorazione che appunto era, diciamo, utilizzava abbondantemente delle matrici e quindi in un certo senso era una decorazione di tipo standardizzato. Ecco, qui vediamo il nostro Francesco che ci sta preparando un modello in positivo di una di queste lastre decorative della parte alta dei templi o delle case. Si tratta di una lastra che rappresenta una scena con guerrieri su carri e con opliti. Siamo, diciamo, verso la metà del VI secolo a.C. e vedete una decorazione anche ricca in alto. Questo tipo di terracotta è desunto da una vera terracotta che poi vedremo alla fine e che proviene da Veio. Interessante anche questo fatto perché sappiamo che la decorazione del Tempio di Giove Capitolino a Roma era stata fatta da artisti veienti, in particolare da un certo Vulca, a cui forse si deve attribuire per esempio l'Apollo da Veio del Museo di Villa Giulia. Bene, da questo positivo, tramite un calco in argilla, si otteneva un negativo. Ecco, il negativo è pronto, naturalmente va cotto, ma attraverso questo negativo si possono ottenere un numero infinito, praticamente, o almeno molto alto, di altri positivi che poi potranno costituire in serie la decorazione del tetto, tenendo presente che si lasciavano dei fori destinati a fissare con chiodi la lastra sulla architettura lignea del tetto. Da questi positivi si potevano ottenere poi tramite calco altre matrici, altri negativi, che però, essendo in argilla fresca, una volta cotti si restringevano e quindi davano luogo ad una serie di più piccola, di dimensione più piccola e così via, il che ci permette tra l'altro di stabilire una cronologia, una datazione. Più queste lastre sono di modello ridotto, pur provenendo dalla stessa matrice, più sono tarde. Desidero ringraziare calorosamente Carmine Ampolo che ci ha aiutato in una maniera straordinaria a portare avanti questo discorso così ricco sulla Roma arcaica. E passiamo adesso all'altro mito celebre dai manuali della scuola elementare sulla vicenda di Porsenna e della difesa di Roma al momento dell'inizio della Repubblica, cioè a Muzio Scevola. Portato davanti al seggio reale, e anche allora, in mezzo a tanto pericolo più terribile che atterrito, sono cittadino romano, disse. Mi chiamo Caio Muzio. Nemico, volevo uccidere il nemico. Come fui pronto ad uccidere, sono pronto a morire. E fare e soffrire fortemente è proprio dei romani. E ficcò la mano destra in un braciere acceso per il sacrificio, lasciandovela bruciare come se l'animo suo fosse divenuto estraneo al senso. Attonito per quel prodigio, il re Porsenna balzò giù dal suo seggio e disse: vattene, poiché hai usato a te stesso una violenza maggiore che a me. Applaudirei il tuo coraggio, se per la mia patria si fosse. Mi rendo libero secondo la ragione di guerra e ti lascio partire da qui, intatto e illeso.